No, quello che presentiamo oggi è il risultato di questi 5 mesi di lavoro e ho voluto organizzare questa conferenza stampa per spiegare che c'è una macchina provinciale che è fatta da dipendenti, dirigenti, collaboratori, ma soprattutto da una squadra che anche in aggiunta a questa squadra ci metto i consiglieri provinciali che tutti quanti hanno collaborato fortemente perché si raggiungessero questi risultati. E quindi oggi li spiegheremo, li elencheremo uno per uno per darvi la dimostrazione che comunque si può lavorare anche con le difficoltà economiche che hanno alcuni enti come le amministrazioni provinciali in questo momento. Dopo la del Rio sappiamo tutti di non avere i fondi necessari per fare la gestione ordinaria, però con una buona gestione si possono recuperare molte risorse. Oggi quindi vi daremo l'indicazione del lavoro che è stato fatto per 5 mesi, ma è anche un momento per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Sono tantissimi perché stiamo parlando di 56 milioni di interventi, li abbiamo spalmati, quello che abbiamo dimostrato è che li abbiamo spalmati su tutto il territorio, non lasciando, perché abbiamo diviso in tre zone, il Soveratese, l'Ametino e Catanzarese, non abbiamo tralasciato niente, abbiamo cercato di spalmarlo nel migliore possibile e poi ci sarà una capienza finanziaria che servirà solo all'occasione nel momento in cui dovesse succedere qualche inghippo, diciamo, nella gestione della provincia. E quindi abbiamo anche una piccola cassaforte in cui possiamo eventualmente prelevare per fare degli interventi veloci.